Come dico sempre, video diverso dal solito, ma pur sempre a tema. Come ben sapete, sono un amante dei film dell'orrore. E forse non ci credereste mai. Ma tre film dell'orrore che ho visto in tutta la mia vita sono riusciti a spaventarmi talmente tanto da lasciarmi il segno. Ebbene, in questo video andrò ad elencarveli, spiegando brevemente che cosa mi ha colpito in particolar modo del film e perché. Direi che possiamo iniziare. Film di Darren Aronofsky del 2017. Protagonista del film è una coppia, marito e moglie, allontanatasi in una tranquilla zona di campagna per permettere al primo, scrittore e poeta, di realizzare una nuova opera. La loro tranquillità, però, verrà spezzata da una miriade di eventi, parecchio angosciante dal punto di vista psicologico. Un film che riesce a mettere parecchio sotto pressione lo spettatore, facendogli provare emozioni contrastanti. Per questo, infatti, mi ha colpito, confuso e coinvolto emotivamente in modo particolare. Al cinema ero teso, spaventato dagli eventi, nonostante la curiosità, cosa che alla seconda visione non è successa, dato che conoscevo il susseguirsi degli eventi. Il cui titolo originale è The Autopsy of Jane Doe, film del 2016. Il film racconta di padre e figlio intenti a realizzare un'autopsia su una persona, uccisa in circostanze misteriose. L'ambiente del film è un obitorio facente anche da crematorio, un posto veramente terrificante a parer mio. Personalmente mi ha colpito molto, sia per alcune scene in particolare che per l'idea in sé, visto alcune fobie che ho da svariato tempo, ed è proprio per questo motivo che faticherei a vederlo per una seconda volta, sinceramente. Film del 2015, girato in point of view, ovvero dal punto di vista dei protagonisti. Durante una rappresentazione teatrale e scolastica dell'esecuzione, un ragazzo perde accidentalmente la vita. Decenni dopo, nella stessa scuola, viene riproposto lo stesso spettacolo, ed un gruppo di ragazzi, per evitare di imparare a memoria il copione, decidono di entrare di nascosto nella scuola per distruggere l'intera scenografia. A quel punto però iniziano ad accadere strani avvenimenti. Ed è proprio questo che è riuscito a spaventarmi tanto. Un luogo familiare come una scuola, usata al meglio per terrorizzare lo spettatore, facendo accadere cose paranormali e non. Inoltre questo film è riuscito addirittura a farmi fare alcuni incubi dopo la visione, così tanto da lasciarmi il segno. Tant'è che sono riuscito a vederlo una volta soltanto. Ebbene sì, questi erano i film. Mi raccomando però, scrivetemi qui sotto nei commenti i film che vi hanno veramente traumatizzato, spiegandomi anche brevemente il perché, se volete, perché no? Sapete che leggo sempre volentieri i vostri commenti. Inoltre, ditemi se avete visto i film che ho citato in questo video. Semplice curiosità mia. Grazie della visione, Viral. Chiudo. Piccolo extra, perché no? Parlando di The Gallows, l'esecuzione, siete curiosi di vedere l'incubo che ho citato in questo video? Se sì, mi raccomando, fatemi sapere anche questo nei commenti, o molto probabilmente farò un sondaggio che potete trovare qui, all'interno di questo video. Quindi sì, mi raccomando, fatemelo sapere. Alla prossima, vira il chiudo, e questa volta sul serio.